Una sola sorpresa nel Cagliari, ma importante. Ficcadenti toglie Cossu e rinuncia così al trequartista. Davanti è Tridente, Thiago Ribeiro, Ibarbo, Piniglia. Conte vara un prevedibile 3-5-2. Gli esterni sono Lichtsteiner e Pepe, fuori dunque inizialmente Cáceres. Davanti Matri, preferito a Borriello. Arbitra Orsato. Sesto minuto, Bonucci porta palla alla verticalizzazione per Vucinic, che si ritrova davanti ad Agazzi e lo batte così. Juventus in vantaggio con il nono gol stagionale di Mirko Vucinic. Da rivedere la posizione del montenegrino al momento del passaggio di Bonucci, c'è in linea probabilmente con Pisano. 1-0 Juventus. La rete di Mirko Vucinic alla prima azione pericolosa. Nono minuto, questo pestone ad Ekdal costa l'ammonizione a Vidal. Per il cileno il campionato finisce quest'oggi, era diffidato. Juventus che continua ad attaccare dal limite dell'area. Marchisio, la parata di Agazzi. 17esimo, Pirlo per Pepe, che si guadagna spazio in area di rigore. Il destro potente con i pugni Agazzi. E subito dopo Nainggolan duramente su Lichtsteiner, cartellino giallo per il numero 4 del Cagliari. 22esimo, terrificante scontro aereo fra Piniglia e Lichtsteiner, testa contro testa, a terra tutti e due. La peggio tocca al difensore della Juventus, gioco che rimarrà fermo per 3 minuti, poi dentro Cáceres, mentre Lichtsteiner lascia il campo in barella e viene trasportato in ospedale. 26esimo, il corner di Pirlo, la palla finisce sulla parte esterna del palo. Alla 31esimo poi il cross di Cáceres, Ariaudo in calcio d'angolo con il braccio, non fischia Orsato, che un minuto dopo risparmia il secondo cartellino giallo. Nainggolan, autore di questo duro intervento su Vidal. 36esimo, si vede finalmente il Cagliari, l'azione individuale di Piniglia dai 30 metri, dall'illusione del gol, la palla si appoggia sull'esterno della rete. In chiusura di tempo la Juventus con questa azione di Cáceres sulla destra, il cross attraversa tutta l'area di rigore, sul pallone arriva il liberissimo Pepe, controllo con il petto e palla sul destro, diagonale, sul fondo di pochissimo. 1-0 all'intervallo, ripresa. Quinto minuto, dentro Cossu, fuori un impalpabile Thiago Ribeiro. Al settimo un'occasione per il Cagliari, un contropiede, una situazione di 3 contro 2. Nainggolan allarga per Piniglia, subentra Cossu che finisce a terra nel contrasto con Chiellini. Arriva Orsato, estrae il cartellino giallo per ammonire Cossu, evidentemente per simulazione. C'è Chiellini che si appoggia su Cossu che poi finisce a terra. Cambi Giaccherini per Vidal nella Juventus, l'arrivei per Ibarbo nel Cagliari. 19esimo, sulla destra Marchisio, area di rigore, Vucinic si gira, prova a concludere con il sinistro, non inquadra però la porta di Agazzi. 25esimo, Cossu da sinistra, palla sul destro, conclusione sul fondo. Un minuto dopo cambio nella Juventus, l'ultimo sarà scadato a lungo Del Piero, poi entra Borriello al posto di Matri. Andiamo poi al 27esimo, mentre qui c'è l'ingresso di Marco Borriello, Vucinic dialoga con Giaccherini, splendido suo destro a girare, altrettanto apprezzabile la risposta di Agazzi. È angolo per la Juventus sugli sviluppi del corner, il colpo di testa di Cáceres da 2 passi, palla sul fondo di pochissimo. 29esimo, ancora Cáceres, il suo cross si avventa sul pallone Borriello e il pallone termina in rete, beffato Agazzi. Juventus 2 Cagliari 0, un'esultanza contenuta quella di Borriello, andiamo a vedere perché. Prima di lui arriva sul pallone Canini, è dunque autogol del difensore centrale della Juventus. Arriva la notizia del 3-2 dell'Inter, allora Conte lo segnala ai giocatori, pronti i tifosi all'invasione di campo. Minuti finali in cui non accade più nulla e allora Conte dà il via alla festa, si può cominciare a festeggiare lo scudetto 2011-2012, perché nei minuti finali è solo una lunga, lenta, piacevole per la Juventus attesa del fischio finale di Orsato. Dunque finisce 2-0, una partita che di fatto non ha
ha avuto storia, perché pronti via c'è stato il gol di Vucinic, la Juventus l'ha controllata dall'inizio, alla fine il Cagliari ha pagato l'enorme eccessiva distanza fra i tre attaccanti e il resto della squadra, qualcosa è cambiato ma poco, solo con l'ingresso di Kosu in realtà è rimasta una partita targata Juventus, e il fatto che il 2-0 sia avvenuto su autogol significa poco o nulla, vittoria meritata, e sono 37 le partite su 37 della Juventus senza sconfitte. Juventus campione d'Italia, la linea Milano. Grazie a Stefano.